5 agosto 2018. Destinazione del viaggio quest'anno, Vietnam. Pronti a partire? Prendiamo un Flixbus diretti a Zurigo. Siamo arrivati a Malpensa. Prendiamo l'aereo? No, non prendiamo l'aereo. Sempre il nostro mitico Flixbus. Facciamo la pubblicità. Aspettiamo il volo per Serbia, per andare a Belgrado. Che sta in Serbia? Direi di sì. E poi ce ne voliamo ad Abu Dhabi. E dormiamo ad Abu Dhabi. Sì, i nostri bagagli invece continuano a viaggiare. E arrivano ad Ocimini. Mi ha fatto colazione, era buona la colazione. La brioche al burro. Economica. Siete vegani. Ma ricordo da tuo che una io stava tiro nella strada. E da principe a qua che si avete dovuto fare il drone ma prova a fare la bella che mi sembra per la terra di vedere di cattura. Emanuele è angosciato, siamo al pilastro 10 perché la nostra guida ci ha dato appuntamento qua, la guida, quella che guida la macchina. Sì, la guida la macchina. Prima passeggiata a Saigon, Ho Chi Minh City, nome modesto. Siamo vestiti eleganti. Vai Lele, vai! Sono maniche forte. Prima cena in Vietnam, giorno 1. E per voi. Oh, l'uovo, ma il mio uovo è già rotto. Io ne ho due di uova. Mercato di Ben Trang. Come il bicocco. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Io seguo il puntino rosso. State al museo della guerra, ci è piaciuto, un'esperienza interessante e sicuramente da fare. Sì, soprattutto devono averne combinato un po' gli americani di qua. Claudio, dove siamo? Siamo alla posta centrale di Saigon, Ho Chi Minh City, edificio disegnato da Gustave Eiffel. Eating. C'è una pagina intera.
Siamo soffermati alle poste disegnate da Gustave Eiffel perché merita tantissimo stare qua. Soprattutto perché fuori piove. Ma non devi svelare i trucchi. Quella davanti a noi in ristrutturazione è la cattedrale di Saigon, Ho Chi Minh City. Appena avremo coraggio di buttarci nella pioggia andremo a mangiare. Dove siamo, Emanuele? In un ristorante che si chiama Propaganda. Il famosissimo banh mi. Io col maiale. Ci sono anch'io. Buttiamoci. No! Buttati. Qua se non ti butti sei perduto. Bene, abbiamo deciso di attraversare la strada sulle strisce pedonali. Aspetto che passino. Quando sono finiti attraversiamo. Sì, ma io non attraverso lì comunque. Come facciamo? Ah, non lo so. Andiamo di qua e prendiamo un semaforo. Là c'è il semaforo almeno. Incredibile, per la prima volta da stamattina le mie orecchie si possono riposare e non sentire il rumore del traffico. Per la prima volta dopo 8 ore. Siamo sul lungo fiume, dietro di noi c'è la via più trafficata che abbiamo visto finora. Semplicemente c'è questo che è il molo d'attracco dei battelli. Cammina sul marciapiede, Lele, che sei sicuro! Non mi sento sicuro. Non capiamo il conto. Siamo venuti nel ristorante numero 1 segnalato da TripAdvisor di Ho Chi Minh su 2 milioni di ristoranti. Sono molto stanchi dopo la giornata di oggi, la testa anche batte un pochettino perché sei tutto il giorno in mezzo al rumore assordante del traffico. Adesso vediamo Emanuele cosa ha capito del conto. Ciula 150.000 soldi. Per cosa? Perché ha battuto due volte il tuo e una volta il mio. Il mio costava 10 in più perché ci ho messo le ore. Mangiamo, dai, ciao. Piove. Sì, a trovarlo sto posto. Tutto buio. Questo è l'ingresso del ristorante numero 1 TripAdvisor. Mondo, non è possibile. Ciao. Secondo giorno a Saigon. Stiamo passando nella via dove la prima sera, dopo il volo aereo, abbiamo fatto cena. Siamo passati quindi davanti al ristorante dove abbiamo mangiato.
che di giorno ha un aspetto completamente diverso. Questa è la via dove c'erano musica, techno, discoteche e tutto quanto, e invece la sera compaiono i tavolini, le cucine, i topi, i topi. E questo è lo scorcio mattutino della via della movida serale. Eccoci, siamo pronti, andiamo allo zoo e giardino botanico. Lo zoo e al giardino botanico. Questo invece è l'ingresso del museo di storia. Ci andremo dopo. Fa vedere i biglietti, Lele. 50.000 costano, 50.000. Due fanno 100.000. Poi sono 3 euro e mezzo. Ciao scimmia con lo zaino. Claudio, piove, siamo bloccati. Cosa fai? Sashimi. Li ha messi insieme. Ci sono le conchiglie e poi sashimi, tutto il suo tutto del tonno. Dici sì, salmone. Vado a assaggiare il salmone. Che eleganza. È buono? Mangio anch'io. Non lo so, devi metterci il... Non fai la foto. Vabbè, mangiala. Non si può neanche mangiare. Ma perché fai le foto? Mangi, quelli che fanno le foto al cibo e si filmano mentre mangiano. È arrivato anche il sushi. Guardate che spettacolo. Ciao, siamo alla in un'agenzia di autobus che ci porterà a Muine, 4 ore, 4 ore e mezzo.